Salve, qui il vostro Senten-chan. Ancora non ci sono dati ufficiali o ufficiosi dell'affluenza elettorale alle urne. Certo, ancora le votazioni non si sono concluse, però è sorprendente come rispetto ad altri anni, ad epoche passate, la RAI ancora non abbia trasmesso nessun programma con i suoi classici con le sue classiche percentuali statistiche sull'affluenza alle urne e i suoi classici, diciamo, programmi che vorrebbero otterrebbero l'impressione di interpretare le elezioni. Quest'anno si sono mantenuti più cauti, cioè non trasmettono niente, che forse sarebbe meglio, però questo è indicativo di come le forze politiche rappresentate dai canali televisivi della RAI abbiano dei dubbi circa il risultato delle elezioni stesse, tanto a livello di elezioni comunali, regionali, quello che è, come a livello di elezioni europee. Non sanno quanto potranno raccogliere le vecchie forze politiche con rispetto al Movimento 5 Stelle. Quindi forse è per questo che statisticamente parlando ancora non si sono sbilanciati a fare dei talk show, delle opinioni sui risultati parziali. Forse dovremmo aspettare soltanto la chiusura dei seggi e forse ancora risultati parziali non trasmetteranno nulla. Qua mentre vi parlo sono le 11, sono le 11:37 del mattino di domenica 25 maggio, e quindi è molto probabile che là invece, dato che saranno le 17:35 in questo momento che mi registro, avranno iniziato magari i primi sondaggi. Adesso c'è il Giro d'Italia nella RAI, non so se lo trasmetteranno anche là o là la maggior parte dei canali televisivi staranno nella rida del che trasmettere circa le elezioni. Certo, tutto quello che potevano dire contro il Movimento 5 Stelle già lo hanno detto prima, adesso si chiamano a silenzio per purgare tutte le cazzate che avranno già detto. Comunque io prevedo che i voti si ridistribuiscano così: a livello europeo gli indecisi non voteranno, i decisi voteranno Movimento 5 Stelle, per le votazioni regionali italiane, queste cose qua, invece gli indecisi non voteranno Movimento 5 Stelle e tutti gli altri voteranno i politici di sempre, perché siamo sempre stati bipolari noi in Italia, votando destra e sinistra allo stesso tempo. Adesso il rinnovamento lo vogliamo in Europa perché qualcuno rappresenta i nostri interessi economici a livello europeo, perché non ci basta il salario, e invece in Italia voteremo i soliti di sempre perché non ci fidiamo dei nuovi. E vabbè, è sempre il nostro vizio, quindi ci terremo i politici di sempre negli scanni regionali, sempre i soliti assessori regionali, provinciali di sempre, e invece nelle europee almeno voteremo per il cambio. Quindi per me il Movimento 5 Stelle vince nelle europee come rappresentanti europei, e invece in Italia ci terremo i soliti politici di sempre. Mi meraviglierei se succedesse il contrario, che vincessero i soliti politici di sempre in Europa e in Italia vincesse il Movimento 5 Stelle. Non credo che vincesse il Movimento 5 Stelle ovunque, ma sarebbe interessante vedere se ciò accade. Beh, questo è stato il mio pronostico circa le affluenze alle elezioni elettorali italiane ed europee del maggio 2014. Spero di azzeccare, che vi sia interessato, votate mi piace se vi piace, e ciao, a più presto. Il vostro Senten-chan.